dico in passato perché ho deciso che non acquisterò mai più nulla di Balenciaga. Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, questo video sarà in realtà molto diverso dai soliti video che faccio. Mi avete chiesto in tanti di farvi un video dedicato a questo argomento, comunque di parlare di quanto è successo in casa Balenciaga, ed è più che comprensibile visto che abbiamo parlato spesso di Balenciaga sul mio canale. Io stessa in passato ho acquistato spesso diversi maglioni, felpe, scarpe di questo brand, e dico in passato perché ho deciso che non acquisterò mai più nulla di Balenciaga. E se sapete o avete sentito insomma almeno un po' di quanto è successo dello scandalo Balenciaga, naturalmente sapete anche già il perché. Per chi non sapesse tutta la vicenda, la spiegherò in questo video ed è una cosa appunto che mi sta particolarmente a cuore, e già prima di ricevere le richieste di parlare di questa cosa avevo già in mente di fare un video a riguardo. Avete chiesto in tanti se brucerò tutto le cose che ho di Balenciaga, perché molte influencer l'hanno fatto. Penso però, e ci sono un po' in realtà due fazioni, due gruppi: alcuni stanno distruggendo tutto quello che hanno di questo brand, altri dicono è un po' uno spreco, sono soldi che comunque io ho speso, continuo ad usare questo maglione che è in lana eccetera eccetera, quindi non ha senso veramente distruggerlo. E io la penso come il secondo gruppo, nel senso che ho speso molti soldi per queste cose, continuo ad utilizzarle perché sono di buona qualità, ma è importante parlare ed esprimere la propria opinione riguardo a quanto è successo. Secondo me è più importante parlare e far sì che la questione venga fuori, che se ne parli più possibile, perché è esattamente l'opposto che vorrebbero, e, piuttosto che appunto andare a bruciare un capo che magari ha un po' fine a se stessa come cosa. Ciò non significa che io non sia d'accordo con chi lo fa. Penso che esprimere la propria rabbia e il proprio shock dopo quello che abbiamo visto vada bene in qualsiasi forma. L'importante penso che sia parlarne. Appunto, per chi non sa nulla della vicenda o se avete sentito solo qualcosina, adesso ne parliamo meglio e vi spiego tutto quanto quello che è successo. Dovete sapere che qualche settimana fa sul sito Balenciaga, in casa Balenciaga, è uscita la nuova collaborazione. Ne parlavamo in qualche video fa della collaborazione Balenciaga ed Adidas, se non sbaglio abbiamo menzionato comunque queste collaborazioni di grossi brand con brand, cioè di grossi brand di lusso con brand posizionati un po' più in basso, magari brand più sportivi che non sono brand di lusso. In questo caso è uscita la campagna Balenciaga e Adidas, quindi questi due brand si sono uniti ed hanno creato dei capi. Questo era il grande lancio della campagna pubblicitaria, in cui si scoprivano i nuovi capi di appunto della collaborazione di questi due brand. Le foto che vi metterò qui sono già abbastanza disturbanti di per sé. Queste erano le prime foto che hanno causato diciamo le prime perplessità, perché come potete vedere coinvolgono dei bambini anche abbastanza piccoli con degli orsetti sadomaso in appunto delle scene che sono molto da adulti, e già vedere dei bambini associati a questo tipo di cose di per sé appunto è molto disturbante, e quindi le persone sono rimaste un po' scioccate ed hanno iniziato a fare più attenzione ai dettagli dei set fotografici di questi scatti pubblicitari della campagna. In un'altra foto, sempre di questa campagna, si vede un bambino all'interno di una stanza con un sacco di oggetti di fronte e attorno a lui, con vari simboli che sono stati interpretati, tra cui il disegno di un demone, di nuovo l'orsetto sadomaso, che è in realtà uno zaino in vendita con questa campaign, e un nastro adesivo con apparentemente la scritta del brand, cioè sembra che ci sia scritto Balenciaga. Guardando bene però le persone si sono accorte, proprio perché appunto era molto strano vedere questi bambini associati a queste immagini, quindi tutti sono stati molto attenti ad andare a vedere ogni singolo dettaglio. E su questo nastro adesivo la scritta che appare è Baal, e poi non si vede, si vede solo la scritta Baal.
E uno pensa, cioè dovrebbe esserci scritto il nome del brand, quindi Balenciaga con una A soltanto. Come mai? Come fanno ad aver sbagliato quando proprio la pubblicità di questo brand? Naturalmente non si tratta di uno sbaglio. Si è poi scoperto che Baal è una specie di demone o comunque un personaggio mitologico, insomma, molto molto negativo. Sempre di questa campaign, quindi queste sono tutte fotografie di una campaign pubblicitaria frutto di mesi e mesi e mesi di lavoro. Le fotografie che state vedendo sono ovviamente dei set fotografici perfettamente studiati in ogni singolo dettaglio. In quest'altra foto si vede che è appunto la pubblicità di questa borsa, quindi vediamo la borsa Balenciaga featuring Adidas con le tre righe tipiche del logo Adidas. Ma stando attenti, un pochino più in basso compare un pezzo, si vede, intravede un pezzo di un documento e andando a leggere che cosa c'è scritto è venuto fuori che quello è un documento di un tribunale riguardo a un caso di pedofilia. Perché mai in una campagna pubblicitaria di una borsa, dopo che abbiamo visto queste foto già di per sé molto disturbanti con questi bambini che avevano a che fare con oggetti con cui non dovrebbero avere a che fare, compare appunto questo documento? E naturalmente io qui vi ripeto, chiunque lavori nell'ambito dell'entertainment business, della pubblicità, sa perfettamente che non può essere una cosa successa per caso. Qualsiasi minimo dettaglio di un set fotografico è studiato da tantissime persone e successivamente approvato prima di poter andare online, prima che le persone lo vedano. Quindi tutti quanti sappiamo che non è una cosa che è successa per caso. Queste cose sono state messe lì intenzionalmente, quindi da qui si può capire il perché della rabbia tutti. Uscite queste foto, ovviamente è successo un casino perché la gente si è accorta, poi non capisco come potessero pensare che la gente non si sarebbe accorta, quindi già questo di per sé è strano, perché pensavano che fosse normale, cioè pensavano di normalizzare queste cose. Non, già qui veramente non riesco a spiegarmelo il senso di tutto ciò. E se lo scopo era normalizzare, io purtroppo non posso dire determinate parole in questo video perché altrimenti YouTube mi banna, già così non so quanto sto rischiando in questo video, ma se volevano normalizzare questo genere di cose, io sono ben contenta che si siano resi conto che non è possibile. Non contenti di aver pubblicato queste foto della campagna pubblicitaria assolutamente sconcertanti, che cosa hanno fatto? Le hanno rimosse per pubblicarne un'altra che vi metterò sempre qui, che è naturalmente, nuovamente vi ricordo, è un set fotografico, non è ovviamente un vero ufficio, questo è un set fotografico che è stato preparato e studiato, dove sono stati posizionati un sacco di oggetti, tutti studiati prima e poi approvati da Balenciaga prima di essere messi sul sito, ok? Questo è un processo che dura mesi. In questa foto vediamo una modella con uno dei nuovi modelli di borsa Balenciaga, ma notando, guardando bene il background, lo sfondo del set, si nota un libro con in lettere anche abbastanza grandi, quindi non è una cosa che può sfuggire o una cosa che, cioè, è proprio talmente palese che è stato fatto di proposito da più persone ed è stato poi approvato da Balenciaga. Si vede un libro appunto nello sfondo con il nome Michael Boremans, e io qui purtroppo non posso entrare nel dettaglio, né posso farvi vedere che cosa appare se su Google scrivo Michael Boremans, perché sono delle immagini, dei dipinti estremamente disturbanti, di nuovo di bambini con tantissimo sangue. Vi consiglio vivamente di non andare a googlare questo nome, perché davvero le cose che si trovano sono estremamente disturbanti. Sto usando molto questa parola in questo video, ma purtroppo non ho altri termini che posso utilizzare perché il mio canale non venga bannato. Dopo che hanno pubblicato anche queste foto, che la gente si è resa conto di un altro messaggio
nascosto, neanche tanto nascosto, presente nello sfondo, naturalmente è successo un putiferio. Addirittura Balenciaga ha cercato di denunciare per 25 milioni di dollari la production company con cui avevano lavorato per questo servizio. La production company è naturalmente un'azienda esterna a cui Balenciaga ha fatto affidamento per la realizzazione del set fotografico, delle fotografie, delle luci, eccetera, 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 ok? Quindi sono ovviamente contenuti che una azienda di produzione ha creato. Ma attenzione, e qui questo ovviamente lo sappiamo tutti, e Balenciaga sapeva benissimo che questa cosa non avrebbe mai potuto reggere, perché chi lavora in questo ambiente sa perfettamente che quando un'azienda di produzioni consegna un lavoro, ovvero quando l'azienda di produzione ha finito con tutti gli scatti fotografici e li ha consegnati a Balenciaga, e Balenciaga poi è il brand che molto minuziosamente, scrupolosamente e molto spesso maniacalmente, vi dico io che ci lavoro in questo ambiente, molto spesso maniacalmente deve approvare, e prima di approvare determinati scatti o qualsiasi tipo di contenuto per un brand così grosso, ci sono tante persone che controllano e ci sono tanti passaggi prima di arrivare alla definitiva approvazione e messa online di contenuti visti successivamente dal pubblico. Non può reggere il fatto che loro facciano finta, perché Balenciaga inizialmente, e io penso che questo sia potenzialmente ancora più grave perché fa capire la coda di paglia che hanno e la paura che hanno avuto, perché se ne sono usciti veramente con questa stupidaggine di dare la colpa interamente alla società di produzione, dicendo che loro non avevano assolutamente idea di nulla, non si sono accorti di nulla, come se appunto Balenciaga, un marchio così grande di lusso, potesse mandare online sul loro sito contenuti che non hanno neanche visto, che a malapena hanno guardato. Ve lo garantisco, è impossibile. Hanno provato appunto a fare questa denuncia per 25-26 milioni di dollari per poi ritirarla dopo soli 6 giorni, perché naturalmente sarebbe venuto ovviamente tutto fuori. Forse era solo un tentativo da parte di Balenciaga per cercare di calmare le acque, cosa che naturalmente, e grazie al cielo, non è successa, perché ricordiamoci che se la gente non si fosse accorta di tutto ciò, queste foto sarebbero presenti su locandine pubblicitarie in tutto il mondo, sul loro sito online, su tantissimi siti online e ovunque, nei negozi, negli store. Cioè queste foto sarebbero state pubblicate ovunque se la gente non si fosse resa conto di che cosa c'era nascosto. E mi viene da pensare, chissà quante volte nella storia non ci siamo resi conto di questo tipo di messaggio, perché a questo punto loro sono andati talmente tranquilli in tutto ciò che non posso immaginare. Cioè loro erano convinti che questa cosa sarebbe andata bene e nessuno si sarebbe accorto, comunque nessuno si sarebbe mai lamentato. Adesso il direttore creativo del brand si è finalmente scusato, ma io non penso che nessuna scusa possa mai reggere quello che hanno fatto, quello che hanno cercato di fare. Per quanto mi riguarda, non penso che il brand si riprenderà mai da tutto ciò, e me lo auguro onestamente, se devo essere sincera. Non vorrei mai più nella mia vita dare soldi a questo tipo di persone. Altra cosa che ha lasciato un po' tutti allibiti è stato il fatto che Kim Kardashian, che come sapete è praticamente il volto di Balenciaga da diversi anni ormai, ci abbia messo 6 giorni per menzionare quello che stava succedendo. Ma quello che ha detto è ancora più scioccante, perché sì, ha ammesso di aver visto quello che stava succedendo, ma ad un certo punto dice che sta valutando il rapporto con il brand. Con quello che abbiamo visto, stai valutando il rapporto con il brand? Cioè, nel senso che c'è ancora possibilità che tu in futuro ci lavori? Ho visto qualcuno menzionare questa cosa su TikTok, e vi devo dire la verità, è quello che ho pensato anch'io non appena ho visto quel tweet, o quello che, insomma, non so dove l'ha postato, su Instagram, di Kim Kardashian, perché chi lavora in questo ambiente sa perfettamente che dire dopo quello che è successo sto valutando il mio rapporto con questo brand significa solamente che per continuare a lavorare con Balenciaga vuole delle fee
più alte, quindi vuole più soldi per associare la sua immagine a questo brand, e io penso che questo sia il messaggio che lei ha voluto far passare direttamente al brand. Quindi questo è un po' tutto quello che è successo da Balenciaga, ma ripeto, ci sono aggiornamenti quotidiani, si sta indagando moltissimo anche su altri personaggi che lavorano nel marchio Balenciaga, quindi staremo a vedere se ci saranno altri sviluppi. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, mi scuso se siamo un po' usciti dalla solita tipologia di video, ma io veramente non potevo non dire niente, cioè leggere, vedere queste cose e non dire niente quando sul mio canale abbiamo parlato di Balenciaga, non potevo davvero. Quindi spero che il video vi sia piaciuto e spero che siate tutti a conoscenza di quanto è successo in casa Balenciaga, sperando che possiate scegliere in modo intelligente anche voi se dare i vostri soldi a queste persone oppure no. Io vi mando un bacio enorme come sempre, non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte forte forte, e io vi aspetto domani sempre puntuali alle 17:30 con un nuovo video. Ciao.